A quale 'ndrina è affiliato lei? Una di Reggio Calabria collegata alla famiglia Tegano. Da quanti anni lo è più o meno? Dall'età di 14 anni. Come avviene l'arruonamento nella 'ndrangheta di Archi? Non esiste più il battezzo, sono stupidaggini. Oggi conveni con uno, inizia a lavorare per lui, a fare le prime cose. I riti di affiliazione, come c'era una volta, il santino, il sangue? No, sono cose passate. Ormai i legami si basano sui soldi. Nel nostro colloquio preliminare abbiamo parlato di gay. Ci sono degli omosessuali nella 'ndrangheta? Si parla di questo, di quello che va con gli uomini, ma... Cosa succede quando ci sono questi pettegolezzi di cui anche in passato lei mi aveva parlato? Niente, uno pensa sempre che sono tragedie, no? Quando c'è questo pettegolezzo di questo picciotto che si dice che va con gli uomini, nel clan, nella famiglia, qual è la reazione? Si fa finta di niente, fanno finta di niente. Non è più come una volta che si diceva che li facevano sparire con la lupara bianca o che li uccidevano? No, l'importante è che non diventi una cosa pubblica. Il pettegolezzo esiste anche per alcuni capi che... Abbiamo letto di queste lettere che Musarella Stefano aveva rivolto a Giovanni De Stefano. No, a me quelle lettere di Musarella sembravano cretinate di... Sì, infatti, non era chiaro se l'intento era affettivo o semplicemente un messaggio metamafioso. Uno che è gay può allora in questa fase entrare nella 'ndrangheta? Se uno è gay effeminato, no, è vietato. Invece se si viene a sapere dopo che un picciotto va anche coi maschi, si fa finta di non vedere. Questa è una novità, perché abbiamo sempre detto che non era così, anche se devo dire il procuratore di Catanzaro Gratteri proprio in un'intervista a noi disse che lui sapeva benissimo che c'erano anche i luoghi apicali del clan. Come mai l'antistato accetta anche che ci siano dei vociferati omosessuali? Non dico gay dichiarati, questo l'ha già risposto di no, ma dei vociferati. Perché adesso ogni uomo è prezioso, adesso lo Stato fa sul serio, prima no, i tempi sono cambiati, cioè ogni uomo fa la differenza. Sì, assolutamente, con tutti gli arresti che ci sono stati. Sa, nelle mie varie indagini qui che ho fatto in Calabria, Reggio Calabria, mi è arrivata all'orecchio dalla stessa famiglia, quindi la fonte è la stessa famiglia, non facciamo il nome della famiglia, che un loro componente è stato allontanato, parliamo di 15-20 anni fa, perché dicevano che fosse gay. Così si diceva, ma poi ha fatto figli. Sì, ha fatto figli, e quindi? E le chiacchiere si sono fermate. Beh, basta fare figli. C'è anche la fecondazione assistita, però vabbè. È vero che nella piana si vocifera che ci siano qualcuno dice intercettazioni di un capo importante che andava con i trans. Questo io non lo so, sono di Archi, non lo so. Archi, anche lì girano voci, questo, quello, anche abbastanza alla luce del sole su alcuni che avevano certe abitudini. Che commento mi può fare su queste voci che giravano di alcuni ad Archi? Ma, si dice questo, si dice quello, uno che l'hanno arrestato da poco che andava a trans, lo dicevano tutti, ma nessuno l'ha mai cacciato.